Un caro saluto a tutti voi che seguite questo canale di Indie Bar. Dovete sapere che io mi preparo dei piani editoriali, cerco di bilanciare dei video all'interno delle varie rubriche di questo canale. Ma poi capita che due capolavori escano a 3 giorni l'uno dall'altro e quindi fai anche un po' fatica a mettere insieme i video. Quindi, se di Queen is Dead abbiamo celebrato i 35 anni, oggi celebreremo un altro compleanno eccellente, non proprio il giorno esatto, ma qualche giorno di distanza, tanto diciamo che ormai non fa più nessuna differenza. Il disco che vi propongo oggi, che tra l'altro è il numero 22 di 101 che dovete assolutamente avere in vinile, è anche il disco che io preferisco della discografia di questo artista, una discografia che sta diventando ormai veramente corposa, credo che conti 14 o 15 album in studio, e tra l'altro una discografia, come nel caso degli Smiths, veramente difficile da capire. Ad esempio, io ho sempre pensato che questo fosse il secondo album dell'artista, e invece è il quinto. Ma vabbè. Ma oggi, dopo la sigla, vi parlerò di un disco che sembra sospeso nel vuoto, scollegato dal resto del mondo, pur facendo riferimenti ed avendo anche un seguito di campionamenti. È un disco fuori dal tempo, fuori dalle logiche, assolutamente poco commerciale. E ve lo voglio far calare dall'alto, così, proprio sospeso com'è. Oggi vi parlerò e lo calerò dall'alto di Odelay di Beck. Il ricordo che mi lega indissolubilmente a Beck è questo. Si tratta del concerto del 22 novembre del 1996 del tour successivo al disco Odelay. Siamo nel mio periodo berlinese e il gruppo spalla, tra l'altro, furono i Corner Shop. Ricordo distintamente che quando ci fu il passaggio di consegne tra i Corner Shop come guest band e Beck, rimasero sul palco parte dei Corner Shop con il sitar e come primo brano Beck fece Loser. Ma la cosa che più mi colpì è che alla fine lui disse con perfetto accento tedesco Sprechen Sie Deutsch? Lì per lì ho una battuta, la classica cosa che un artista cerca di dire nella lingua locale. Ma in realtà ha un background molto ben preciso. Sì, perché Beck Hansen è nato in California nel 1970 da David Richard Campbell, musicista canadese, e Bibi Hansen, artista statunitense, tra l'altro una delle famose muse di Andy Warhol. Tra l'altro Bibi Hansen è di origini miste, norvegesi, svedesi ed ebraiche tedesche. Quando i genitori di Beck Hansen si separarono, lui, oltre ad assumere il cognome della madre, cominciò anche a girare, andò a trovare il suo nonno materno in Germania. Suo nonno materno era a sua volta un artista, si chiamava Al Hansen. Dico tutto questo perché l'incrocio delle culture, delle lingue, delle razze, delle religioni, insomma il melting pot è sempre stata una cosa che ha influenzato Beck Hansen e nella sua musica è sempre stato evidente. Io avevo conosciuto Beck nel 1994 quando era uscito Mellow Gold, quello che io ho sempre pensato che fosse il primo album, in realtà era già il terzo. Ricordo che l'avevo anche trasmesso, all'epoca conducevo una trasmissione su Radio Tandem che si chiamava Melody Express. In realtà nel 93 uscì il primo album di Beck, Golden Feelings, e sempre nel 94, poco prima di questa uscita discografica,
uscì Stereopathetic Soul Manure, secondo album indipendente di Beck. Ma praticamente la settimana dopo uscì per l'etichetta David Geffen, Mellow Gold appunto, il primo album, quello che conteneva l'epico brano Loser. E quindi dopo Mellow Gold per me c'era Odilei. E invece no, perché in mezzo era uscito One Foot in the Grave. Io però questa cosa qui l'ho scoperta molto tempo dopo. Quindi per me Odilei è il secondo album di Beck, fine della storia. Per capire bene lo spirito di Odilei, secondo me bisogna guardare la copertina. In questo grande paciugo di immagini varie descritte in spagnolo, e qui sotto c'è scritto «Je suis un révolutionnaire», «Sono un rivoluzionario». Ecco, è esattamente questo che traspare da questo disco, un disco rivoluzionario. Un disco nato veramente tra mille difficoltà, perché il nostro Beck Hansen aveva comunque da scrollarsi di dosso il fatto di poter essere un potenziale one hit wonder. E quindi questo disco nasce tra mille ripensamenti, riarrangiamenti, mixaggi. E alla fine è proprio questo che diventa il punto di forza di Odilei. Anche questa copertina ci racconta qual era l'intento di Beck. Innanzitutto Beck, punto esclamativo. C'è anche, tra l'altro, sul biglietto del tour, vediamo se... Vedete? Punto esclamativo, Beck. Anche qui, Beck, punto esclamativo. Odilei, che non vuol dire niente se non on delay, forse per il ritardo con cui è riuscito a pubblicare questo disco, non si sa. E poi questa strana razza di cane, un cane ungherese che si chiama Commodore. Sicuramente non un cane usuale, tra l'altro intento in questo esercizio di saltare l'ostacolo, insomma la copertina già suscita tutta la simpatia e la stranezza del personaggio, strano il cane, strano il nome col punto esclamativo, strano il titolo, tutto un po' strano. Non riuscivo davvero a capire cosa c'era in questo album che mi piaceva così tanto. L'ho comprato tra l'altro in un periodo molto intenso lavorativamente parlando, quindi non avevo poi tutto questo tempo di leggere, informarmi e capire cosa stava dietro questo disco. Lo comprai e basta, e mi piacque subito. Poi capii. Ad esempio, se tu chiami i Dust Brothers, quelli che hanno prodotto quel disco lì, e cioè Paul's Boutique dei Beastie Boys, grossi sbagli non li puoi fare. E poi se alcuni brani te li fai mixare da Mario Caldato Jr., che sempre lavora con i Beastie Boys, ecco che il trade union è perfetto. Ed è stato un trade union anche per me, perché a me piacevano i Beastie Boys, o meglio, piacciono i Beastie Boys. Comunque in questo disco c'è davvero tutto. C'è del rap, c'è del funk, c'è della bossa nova, c'è del blues, c'è del rock. Ho dimenticato qualcosa? Musica etnica. Comunque se vi devo consigliare di ascoltare dei brani dalla playlist di questo disco, io vi consiglio. L'intro, Devil's Haircut. Something's wrong, cause my mind is fading. And everywhere I look, there's a dead end waiting. Temperature's dropping at the rotten oasis. Stealing kisses from the leprous faces. Poi sicuramente Novocaine. Brano piuttosto perverso, però veramente da ascoltare. E la successiva Jackass, che è quella che tra l'altro conclude il lato A.
capolavoro assoluto, il primo brano del lato B, e cioè Where Is That? Un brano che sa di film polizieschi degli anni 70, sa di San Francisco, un brano vintage ma contemporaneo e adesso ormai senza tempo. A little up the road from the habitations of the towns we know. A place we saw the lights turn low, the jigsaw jazz and the get fresh flow. Pulling out jobs and jamboree handouts, two turntables and a microphone. Bottles and cans, or just clap your hands, or just clap your hands. Esiste anche una deluxe edition con una copertina diversa, ma che io come un pollo mi sono lasciato sfuggire. E adesso la si trova ai soliti prezzi da rapina su Discogs. Cosa mi piace di Odilei? Al di là della risposta più ovvia, in pratica tutto, mi piace proprio il melting pot, il fatto che qui dentro ci sia praticamente di tutto e che sia tra l'altro mixato e arrangiato in maniera davvero sublime. Mi piace il fatto che sia un disco senza tempo, che ogni anno non si sa bene quanti anni abbia. Cosa invece non mi piace di Odilei? Anche in questo caso è molto difficile trovare un difetto, è difficile trovare un difetto sempre nei 101 dischi che dovete avere su vinile. Devo dire che in questo caso alcune sonorità abrasive alla lunga possono un po' stancare, ma anche in questo caso stiamo parlando del pelo nell'uovo. Odilei è un disco che fa ballare, fa riflettere, fa incazzare, poi fa ballare di nuovo. Poi ci si rilassa, è un disco che alla fine ti fa fare di tutto. E per questo non può mancare nella vostra discografia. Ah, dimenticavo di dire quelle cose che dicono tutti e io non dico mai, ma se le dicono tutti probabilmente un motivo ci sarà. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, lasciate anche un commento, io vi rispondo, poi con calma, non subito, ma rispondo sempre a tutti perché mi piace parlare con voi. E poi ovviamente iscrivetevi al canale e schiacciate la campanellina, così ogni volta che pubblico qualcosa rimarrete informati. Ecco, adesso ho fatto quello che hanno fatto tutti e vi rimando al prossimo video di Indie Bar. Ciao!